canughina. Non arriviamo troppo bassi? No. Io mi fido. Arrivi basso, però ti tiri su. Vedi che giro che fa il lago lì? Sì, sì, no, di solito... Lì ti intuba e ti fa il rimbalzo qua davanti. Vuoi che te lo metta sull'acqua? No, 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 va bene così. Qua dietro di solito la dinamica è molto sporca, non è così pulita, perché c'è davanti il binario. Lascio fare a te. Anche perché qui se non agganciamo siamo a terra, anche siamo nel lago comunque. Là in alto sul limitare non è neve, è ghiaccio che si è formato, sì, dal sì, sì, è la brinata proprio. Ma è incredibile questa stagione. Qualche locarnese. Sì, probabilmente sì. Mi sta girando là in realtà. Vedi dove siamo? Guarda a destra. Sì, sì, sono...
siamo nell'intubata qua, no? Intubata qua, sì. Non vado avanti perché so che qua è il posto migliore. Sì. Poi più ti alzi, allora puoi andare avanti. Se ti alzi ancora un po', in realtà tu puoi anche prendere e andare contro il limitario, okay, e trovi il rotore. In Valcanovina c'è il rotore subito all'ingresso. Qua. Puoi ripetere? Sono entrato in Valcanobina basso, però c'è subito il rotore all'ingresso. E noi abbiamo fatto quota sul nudo, ora vediamo da quella parte, grazie. Ma che ora mette in Valcanobina? Bisogna sfruttarle le due ore, no? Sì, certo. Vuoi prenderlo te? No, fammi un attimo tu questa e poi lo prendo io. Giovanni, in Valcanobina dove? Sul Monticello? Sì, proprio l'ingresso della Valcanobina, la parte al vento.